La seconda giornata dell'82esimo congresso internazionale della Dante è iniziata con la partecipazione, la prima da quando è stata istituita la società, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza delle autorità cittadine, dei congressisti ed un affettuoso pubblico composto da moltissimi giovani studenti. Per riascoltare il discorso integrale del Presidente rimandiamo al nostro sito www.ladante.it allo speciale sul congresso. Operato Stato come un'istituzione sostenuta, finanziata, amata, un po' dimenticata. La storia dell'italiano non era scontata, anzi sfidata. Ma questo non è un problema, fa parte della vita e della storia. Ma abbiamo sofferto in questa... Subito dopo i congressisti hanno partecipato alla tavola rotonda sul vivere italiano e parlare italiano con Giovanni Paciullo, Monica Barni, Mario Panizza, Andrea Meloni, Alessandro Masi e il direttore Ferruccio De Bortoli, mentre nel pomeriggio, per ricordare il 750° anniversario della nascita del sommo poeta, hanno preso parola il linguista Luca Serianni, Silvia Morgana, Claudio Marazzini ed Emilio Pasquini.